Riforma del sistema regionale per arrivare a 13 regioni, superando quelle a statuto speciale. Sostegno alle imprese, sburocratizzazione della sanità, tutela del paesaggio. Sono alcuni dei punti del programma in divenire dell'Associazione Toscana Civica, che ha lo scopo di dar vita poi a una vera e propria lista per le prossime elezioni regionali a sostegno della ricandidatura del presidente uscente Enrico Rossi. Siamo pronti a intercettare tutte quelle realtà che hanno rappresentato un legame col territorio, con i cittadini, con politiche di trasformazione. Noi abbiamo iniziato parlando di rete delle buone pratiche. Ci sono molti amministratori che non sono espressione del Partito Democratico, che però magari sono votati dal centro-sinistra, eletti col centro-sinistra, che hanno esperienza sul campo. Noi li vogliamo mettere in rete per dare loro l'opportunità di avere una partita più ampia. In questa nostra associazione hanno spiegato: non siamo rappresentanti di nessun partito, chi entra si toglie la maglietta. Ne fanno parte i tre consiglieri regionali del gruppo che già era passato al civismo dopo l'uscita dall'IDV, Manneschi, Gazzarri, Fedeli, insieme a Pieraldo Ciucchi, socialista eletto nelle liste del PD alle scorse elezioni, per poi immediatamente creare, inizialmente c'era solo lui, il gruppo misto. E due consiglieri che finora erano all'opposizione, Marco Carraresi, UDC, e Gianluca Lazzeri, entrato in consiglio come Lega Nord, poi diventato Più Toscana, compresa una brevissima parentesi come Più Toscana Nuovo Centrodestra. Era un programma che noi non accettavamo e oggi con delle scelte che sono quelle che noi abbiamo chiesto. Sarebbe soltanto demagogia far finta di essere l'opposizione. Beh, in realtà non è un sostegno a Rossi, non è un sostegno diciamo senza riserve e senza comunque richieste.